Ciao amici, Massimiliano per The Geekers, OnePlus 10 Pro alla prova delle sue fotocamere top di gamma, quasi 1000 euro, praticamente in questa versione 999, 32 megapixel fotocamera anteriore che mi inquadra e dietro di me, ve lo faccio vedere, il Museo del Risorgimento qui in Piazza Carignano a Torino, bellissima giornata, dicevo 32 megapixel la fotocamera anteriore, 48 megapixel la fotocamera principale, 50 la super grandangolare e poi una telefoto da 8 megapixel, il tutto sotto la regia di Hasselblad che cura la realizzazione delle lenti. OnePlus 10 Pro alla prova delle sue fotocamere qui a The Geekers in una splendida location, Piazza Carignano qua a Torino. Ciao amici, Massimiliano per The Geekers, OnePlus 10 Pro, alla prova delle sue fotocamere come sempre, piazza CLN in Torino, statue del Po e della Dora, location bellissima, era una vita che non venivo in centro, ne ho approfittato e il OnePlus 10 Pro è qui con la sua fotocamera da 50 megapixel, 48 anzi, una la principale, 50 la grandangolare che vedremo dopo, con la ripresa in 4K. Ci spostiamo verso via Roma con le forze dell'ordine che arrivano e andiamo a ingrandire la parte verso Piazza San Carlo con il famoso Cavalbronzo. Eccolo là, messo a fuoco, un po' mosso, non ho attivato ovviamente la stabilità. E dopo aver visto la sua fotocamera principale da 48 megapixel, ecco una 50 megapixel grandangolare che riprende la stessa zona con le statue della Dora, Piazza San Carlo e del Po. Possiamo anche avvicinarci, sempre con la lente grandangolare da 50 megapixel, OnePlus 10 Pro. Alla prova delle sue fotocamere qui a The Geekers, 50 megapixel quella grandangolare, 48 megapixel la fotocamera principale, la ripresa è in 4K a 60 frame al secondo.